Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa della finale della EA Sports Super Cup 2023. Domani quindi sarà il giorno di Milan-Inter. Abbiamo qui con noi il nostro allenatore Simone Inzaghi e Eric Mkhitaryan. Incominciamo subito con le domande per il nostro giocatore che risponderà in inglese e cominciamo con la domanda di Inter TV. Grazie. Buongiorno, Eva Gini, Inter TV. L'Inter arriva a giocarsi questo trofeo che è il primo stagionale dopo l'ottimo percorso fatto nella scorsa stagione. Come ci arriva la squadra? Grazie. We came here. We're prepared. We still have one day today to train and to get more ready. We'll do our best. We know that it's not going to be an easy game, but we have to play a perfect game to win tomorrow. Almost like we did against Napoli and a few months ago against Barcelona. So we're going to face a strong team, but we're strong enough as well to play good and to win the game. Prego. Rai Sport. Radio Rai. Radio Rai. Buongiorno Mkhitaryan. Stai giocando tantissimo in questo periodo, sei in forma, vedo che il mister ti fa giocare parecchio, nonostante hai più anni rispetto agli altri avversari, agli altri compagni. Come ti senti tu? Come ti senti? Ti senti pronto ad affrontare tutti questi impegni ravvicinati? Well, if I'm playing it means that I'm in a good shape, it means that I can help the team, otherwise I wouldn't play. Because Mister is not going to do a favor to me to make me play. If I'm not ready, if I'm not fresh, then I won't play. Of course, it's not good for the team. I have 33 years old, and I'm still ready to play as much as I can because I know that it's not much left, and I'm doing my best. I'm trying to enjoy every day, every moment, and every game. Corriere dello Sport. Ciao Miki, questo è il primo trofeo che ti giochi con la maglia dell'Inter. Volevo chiederti se sei soddisfatto della scelta che hai fatto di lasciare la Roma e arrivare all'Inter. Grazie. I hope it's the first but not the last one. I would like to play more finals with Inter. I never regret for my choices. I'm happy that I've spent 3 years in Roma and now I'm in Inter. Since the first day I went to Rome, I said my only objective is to win something with this club, and I did. And I left the club with a head up, and now I'm thinking about my current team, about Inter, to win something with this club, because at the end of the day, it's what it means to win trophy for the club. Ice Media. Santoro, IPS Media. Volevo sapere, mister, com'è andata la preparazione? Prima le domande per Mkhitaryan. Ok, com'è andata la preparazione in questo viaggio Supercoppa e che condizioni siete per la finale e cosa ne pensate del fuorigioco semiautomatico? The preparation, we're still in progress. We still have today and tomorrow morning before the game, so we're going to do our best to prepare ourselves very well. And what it means about the offside, as you said, well, it's not up to us. We have to play our game, we have to do our best to win, and the rest doesn't matter. Gazzetta dello Sport. Ciao Eric, Davide Stoppini, ciao. Gazzetta. Tu hai giocato tante partite di questo livello, tante partite insomma ad alto livello. Volevo capire qual è il segreto, cioè come si affrontano queste partite, cosa c'è di differente nell'approccio a queste partite. Grazie. I've played many games, many finals, but this is the first one that I'm going to play against Milan in the Super Cup of Italy. It's going to be a different game, something new for me. But of course, this kind of games you play with a cold head and with full of attention, because we don't have the right to do any mistake. We have to play fully focused and to play our game. Sport Italia. Ciao Eric, anche di Palmeri Sport Italia. Tu sicuramente lo sai,
Hai vinto la Supercoppa in tutti e quattro i campionati in cui hai giocato, armeno, ucraino, tedesco e inglese. Ti chiedo quindi se puoi avere una funzione di portafortuna e poi, più nello specifico, ti chiedo, il derby che avete giocato e che vi aveva mandato un po' in crisi con la sconfitta, che cosa ha cambiato in voi come squadra nel corso della stagione? Yes, I've won 4 Super Cups and I hope to win the 5th one with Inter. It's very important for me, for my career and of course for the club. About the last game against Milan that we've played, I think we've played against Milan when we were not good enough, when we didn't start well the season, and that's why we had some difficulties, some troubles, because after that game, as you saw, we've played many games against strong teams and we've played very well and we won. The for example is Barcelona and as well Napoli 2 weeks ago. So we hope that tomorrow we can be on our level and to play very well and to win the game. Corriere della Sera. Ciao, buongiorno. Il Milan sembra un po' in difficoltà. Pensi che sia giusto dire che l'Inter è favorita domani? No, there are no favorites for tomorrow's game, and it doesn't matter that, as you said, Milan is not in a good condition or they lost and they drew the last games. We have to look at ourselves. We have to play our game, and the rest doesn't matter because if we play our game, if we play good, then nothing can stop us. Grazie mille. Cominciamo con le domande per il nostro allenatore e cominciamo con la domanda di Inter TV. Grazie. Buongiorno mister, è la stessa che ho rivolto a Mkhitaryan. Come arriva l'Inter a questa partita e come si gioca questo trofeo che è simbolo dell'ottimo percorso fatto nella scorsa stagione? Grazie. Ma chiaramente sappiamo l'importanza della partita di domani, per di più è un derby in una finale. Penso, ho letto che sia successo solo 2 volte nella storia, quindi ha un'importanza ancora maggiore, quindi cercheremo di fare una grande gara in una partita importante, il primo trofeo stagionale, quindi vogliamo fare una grande gara. Rai Sport. Ciao Simone. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Pioli. Si può considerare, lo consideri un po' il derby del riscatto, che può valere un riscatto per l'Inter come per il Milan? Io lo considero un trofeo, ce l'abbiamo qua davanti a noi, non tutte le squadre riescono ad arrivarci, è il proseguo della stagione dello scorso anno, di chi ha vinto lo scudetto, di chi ha vinto la Coppa Italia. Sappiamo che cosa rappresenta, l'anno scorso l'abbiamo vinto, quindi vogliamo difenderlo con tutte le nostre forze. Gazzetta dello Sport. Ciao Simone. Ciao, buongiorno. Qualche minuto fa Pioli, seduto lì, ci ha tenuto a ricordare quasi subito: affrontiamo una squadra che abbiamo battuto l'anno scorso e che abbiamo battuto anche quest'anno, quasi un karma. Ecco, cosa ha lasciato la sconfitta dell'anno scorso, anche quella nell'ultimo derby, in voi? Qualcosa di negativo, insicurezze o magari voglia invece in più, una carica in più per la partita di domani sera? Grazie. Ma è sicuramente voglia in più. Il derby è una partita particolare, ne abbiamo fatti tanti la scorsa stagione in campionato, abbiamo vinto, abbiamo perso, in Coppa Italia abbiamo vinto nettamente. Sono sempre partite particolari, decise da episodi. Quello di quest'anno l'abbiamo perso probabilmente non meritandolo, perché il primo tempo il Milan è stato superiore, nel secondo tempo penso che l'Inter avrebbe meritato sicuramente altro rispetto alla sconfitta. Corriere dello Sport. Ciao Simone. Ciao, buongiorno. C'è un segreto, se l'hai individuato, per cui riuscire a fare in modo che l'Inter giochi come ha giocato con il Napoli, con il Barcellona, e non sia un po' una versione, parlo a livello di prestazioni, non di risultato, delle ultime partite? Ma quello, sai, dipende sempre anche dagli avversari che incontri. Io
per come abbiamo impattato questo 2023 sono più che soddisfatto, perché sono state quattro partite, una diversa dall'altra, con avversari diversi, che ne abbiamo vinte tre, pareggiata una, ma praticamente tolto Monza sarebbe stato, insomma, percorso netto. Radio Rai. Ciao Simone. Ciao. Parliamo proprio delle partite del 2023, visto che le stavi accennando. Col Napoli li battete, unica squadra a battere il Napoli, meritate nonostante la vittoria di misura. Poi con le altre, Monza, Parma e Verona, sofferenza. Allora, se il calcio fosse una scienza esatta, domani squadra forte, rivediamo l'Inter migliore. Purtroppo il calcio non è una scienza esatta, però chiaramente di queste quattro gare si è fatta un'analisi, al di là di qualche infortunio nostro e qualche altro infortunio non di peso da noi, la squadra ha fatto buone gare, è rimasta sempre in partita, ha sempre vinto, nonostante in questo momento ho avuto delle scelte limitate, perché a centrocampo in attacco abbiamo qualche defezione importante, però domani è una finale, quindi non bisogna guardare calendari, stanchezza, infortuni, bisogna guardare la partita di domani, che vale tanto per noi e vale questa coppa che c'è in palio. Repubblica. Buongiorno mister. Ciao, buongiorno. Volevo chiederle, secondo lei, comunque vada, la partita di domani resta qui e vale quella coppa lì, o può condizionare anche il proseguo della stagione, considerando che quest'anno c'è anche il Napoli fortissimo e non sono Milan e Inter a giocarsela da sole come l'anno scorso? Ma condizionerà, se ne parlerà nei giorni successivi. L'anno scorso mi ricordo la finale di Supercoppa con la Juventus, vinta ai supplementari con fatica, goduta al giusto, perché dopo tre giorni eravamo già in campo a Bergamo, e poi insomma per due giorni e mezzo si è parlato di quella vittoria contro la Juventus, ma poi, come giusto che sia col calcio che va sempre avanti, poi tre giorni dopo si parlava dello 0-0 a Bergamo, che dove si poteva fare meglio, qualche cambio, qualche scelta. Purtroppo sappiamo che così è il calcio, è il nostro lavoro, quindi noi dobbiamo essere bravi a pensare partita dopo partita, non fare tabelle. Adesso l'unico nostro pensiero è il Milan, una partita che stiamo preparando nonostante la stanchezza e i viaggi nel migliore dei modi, dove sarò ripetitivo, ma la mia squadra dovrà fare una corsa per il compagno, perché in queste partite è l'unico modo per non avere rimpianti. Prego. Soran Lokman, Qanat Kursan 24. تعتقد الدفاع هو صاحب كلمة عليا لهذه المباراة، خاصة كل الفريقين يعانون على مستوى دفاعي؟ Beh, chiaramente le difese dovranno, io penso alla mia, penso che chiaramente troviamo una squadra forte con attaccanti di assoluto valore, però sappiamo che dovremo lavorare di squadra, perché quando si subisce gol o non si subisce, a volte si parla sbagliando solo dei difensori, è l'Inter che deve fare una fase offensiva, una fase difensiva da squadra, per far sì di poter vincere queste partite così importanti. Prego. Prego. Ciao Simone. You have played a lot of games against AC Milan in Milano. What makes that one different and unique here in Riyadh? Beh, sappiamo sempre che è un derby, è importantissimo, poi questa volta è una finale. Ho letto che è successo solo due volte nella storia che Inter e Milan si incontrano per una finale di Supercoppa di Coppa Italia, quindi già il derby è una partita speciale di per sé, quindi questa volta lo sarà ancora di più. Fecinter News.
Buongiorno Simone. Ciao, buongiorno. Due domande veloci. La prima su Lukaku, come sta e se pensi che possa partire titolare? E l'altra, scaramanzia a parte, tu sei l'uomo, no, delle finali, cioè hai mostrato di averne vinta più di una in carriera. Se questo tipo di partite si preparano in modo diverso rispetto alle altre, e nel caso come? Grazie. Per quanto riguarda Lukaku, ieri si è allenato parzialmente in gruppo. La mia speranza dello staff è che possa lavorare senza più avvertire dolore, cosa che non è successa nella settimana dopo Parma, e quindi ieri ha fatto un lavoro parziale. Oggi vedremo come andrà, ma se non dovesse recuperare per la partita di domani, abbiamo speranze per la partita successiva con l'Empoli. Come ho detto, il nostro augurio, il nostro auspicio è quello che Roma possa lavorare senza avvertire più nessun dolore, perché per noi deve essere un qualche cosa in più che purtroppo non abbiamo ancora potuto avere. Porto Italia. Ciao Simone. Ciao. Senti, ti dicono che nelle grandi partite hai problema a gestire, eppure se tu domani vinci quella Supercoppa raggiungi Marcello Lippi e Fabio Capello con il record di 4 Supercoppe vinte, e l'anno scorso 2 finali su 2 percorso netto. Quindi ti chiedo se, insomma, visto che sai come si vince ripetutamente, quale può essere la differenza in quelle partite, e ti chiedo anche, visto che l'Inter in ogni partita produce gioco, cosa deve temere di più l'Inter? Beh, per quanto riguarda le finali, ho avuto la fortuna sia da calciatore, da allenatore, di giocarne tante. Ne ho perse, fortunatamente ne ho vinte di più, però sono partite a sé, dove ci saranno tanti momenti nella partita stessa dove la squadra dovrà essere brava a gestire i momenti. Sarà una partita dove ci saranno dei momenti dove il Milan avrà maggior possesso, dove ci sarà l'Inter che avrà maggior possesso. Quindi il mio augurio chiaramente è quello che la squadra stia sempre in partita. Per quanto riguarda il Milan, lo si conosce, ha grandissime qualità, giocatori sanno costruire, sanno ripartire, è una squadra evoluta che sta facendo un buon percorso in campionato come l'Inter, che sta diventando normale come l'Inter, perché abbiamo trovato un Napoli che sta facendo numeri che non erano mai successi prima. Hanno fatto un'ottima champion come l'Inter, e poi insomma c'è stata l'eliminazione della Coppa Italia, che può succedere quando giochi così tanto contro avversari preparati come hanno incontrato. Facciamo le ultime, Corriere della Sera. Ciao Simone, volevo chiederti se gioca Darmian e se un po' ti preoccupa questa mini crisi del Milan, perché nei derby e nelle finali spesso chi parte fa gli spenti, poi magari fa meglio. Ma sai, per quanto riguarda le finali sono partite a sé, quindi bisognerà cercare di giocare nel migliore dei modi, cercando di commettere zero errori, sempre concentrati, corsa, aggressività, determinazione, sono ingredienti importanti per queste partite secche. Per quanto riguarda la formazione, per quanto riguarda Darmian, è un giocatore che sta facendo bene, che è una grandissima risorsa per noi, però nel ruolo c'è Dumfries che sta crescendo, che dopo il Mondiale è tornato con un problemino, che sta cercando di superare con il lavoro, e manca ancora l'allenamento di oggi, di domani mattina, quindi ho qualche dubbio che me lo porto, che cercherò di risolvere come sempre. Prego. E poi chiudiamo con Area. أنس الغنامي قناة MBC. كأس السوبر الإيطالي الأخير إسي ميلان وإنتر ميلان، فاز إسي ميلان، فهل إنتر ميلان اليوم أو بكرة سيرد الدين وبيفوز يحقق كأس السوبر؟ chiaramente sì, sapevo che l'ultima aveva vinto il Milan, però è successo tantissimi anni fa, adesso sono cambiate
squadre, è passato un po' di tempo, chiaramente noi ci teniamo tanto a questo trofeo che abbiamo vinto l'anno scorso a gennaio contro la Juventus, e cercheremo di fare il meglio di noi stessi per cercare di vincere la Coppa. Prego, l'ultima. Ciao, buongiorno. Qualche tempo fa non hai voluto rispondere a questa domanda, ma io adesso te la devo rifare perché, vista l'importanza dell'interlocutore, ti stai stancando di questa crociata di Sacchi su un presunto non gioco dell'Inter? Ma questo non ho risposto, ognuno è libero di esprimere il proprio giudizio senza problemi. Poi secondo me sono i diretti interessati che devono capire quando, come e chi ascoltare. Grazie, grazie. Buongiorno a tutti.